Prof, ma cosa ci fa qui? Io? Cosa ci fate voi qui? Davvero non mi aspettavo che qualcuno venisse, tantomeno voi. Ma che cos'è questo posto? È il corso volontario di approfondimento di letteratura. L'ho creato per tutti quelli che sono intenzionati ad approfondire gli argomenti di cui stiamo parlando durante il corso principale di letteratura. Diciamo il peggiore incubo di ogni studente, insomma. Alfa, sei sicuro che il collegamento sia quello giusto? Non penso che Tommy sarebbe venuto qui. Nessun errore, il collegamento porta proprio in questo posto e vi posso confermare che anche Tommy è passato di qui. Ma nel bel mezzo della notte? Non vi posso dire di più. Allora ragazzi, visto che nessun altro si sta collegando, direi che possiamo iniziare la nostra lezione. Prof, noi... Dunque, nell'ultima lezione avevamo incominciato a parlare di Dante Alighieri. Mick, tutto quadra con la tua idea? Fatemi ascoltare. Cosa? Das, privata. Ma che cosa sta succedendo? Non lo so, sembra che Mick sia impazzito. Da quando vuole seguire le lezioni di scuola? Per di più quelle volontarie. Non lo so, non vuole dirci quale sia la sua teoria su Tommy. Non è mai successo che non ci dicesse qualcosa. È vero, hai ragione. Che cosa facciamo? Non lo so, sembra sicuro di sé, quindi per ora assecondiamolo. Va bene. Dante Alighieri diventò famoso nel mondo soprattutto per la sua opera più celebre, la Divina Commedia. Nella Divina Commedia il poeta parla di un viaggio. Ma sei un poeta, quindi il viaggio sarà noiosissimo. Un viaggio attraverso i tre regni dell'aldilà. Che cosa? Ma nell'aldilà, quindi nel regno dei morti, ma è mitico. Mitico è un aggettivo che forse non era ancora stato attribuito a Dante. Ma perché, prof? È un viaggio pericolosissimo. Perché Dante vuole affrontare così tanti pericoli? Non è lui che vuole affrontarli, è costretto a farlo. Dante, infatti, si trova in un periodo difficile della sua vita. Non capisce più quale sia la direzione giusta da prendere. Lui lo descrive come un bosco enorme nel quale si è perso. Perché affrontare un viaggio ancora più pericoloso? Cioè, insomma... Non è lui a deciderlo, ma glielo propone la sua guida, Virgilio. Gli dice, infatti, che è l'unico modo per uscire dalla trappola in cui è finito. Cosa succede in questo viaggio? Dante scopre la verità. Tutto ciò che fino a quel momento era confuso, pian piano si rivela. Incontra molti personaggi che raccontano della loro vita e Dante capisce come stanno le cose nel suo mondo. Scopre la verità. Mick, è la parola che hai usato in Digipedia. Come facevi a saperlo? No, no, ragazzi, devo capire. Prof, ha detto che Virgilio è la guida di Dante, giusto? Potrebbe essere paragonato ad una specie di assistente digitale? Beh, ecco, mi sembra un paragone un po' azzardato, ma sì, dai, direi che potrebbe andare. Quindi un assistente digitale
come Alfa. Alfa? Di cosa state parlando? Nulla, prof, vada pure avanti. Che cosa incontra Dante durante questo viaggio? Beh, parecchie persone, parla con loro, fa loro delle domande. Dante passa dall'inferno, dove può riflettere su tutte le cose che ha sbagliato. Poi arriva al purgatorio, dove gli viene svelato in che modo può rimediare. Vuol dire che l'intero viaggio gli fa cambiare punto di vista su tante cose che prima viveva? È una riflessione molto bella, sì, diciamo che sì, potrebbe essere interpretato in questo modo. Rob, tu ci stai capendo qualcosa? Assolutamente no, non ho mai visto Mick così. Prof, può scusarci un secondo solo, arriviamo subito. Ragazzi, privata. Ma si può sapere che succede? Parli come un professore. No, è che forse inizio a capire. Tutto è partito da questo Vangelo. Non avete notato? Questo programma ci ha fatto visitare dei siti che noi conoscevamo benissimo, ma ce l'ha fatti vedere sotto un altro punto di vista. Quello peggiore. No, non per forza quello peggiore. Ci hanno messo alla prova, ci hanno costretti a tirar fuori le nostre abilità, la nostra complicità, persino dei segreti. Io ho scoperto la storia dei miei genitori, figurati. Io ho permesso a mia sorella di aiutarci. Io vi ho detto della mia passione per il disegno. Capite? Questo Vangelo ci aiutate a vedere tutto con occhi nuovi, proprio come è successo a Dante nel suo viaggio. Ma il prof ha descritto solo i primi due regni dell'aldilà. Chiediamoli come va a finire. Prof, volevamo chiederle una cosa. Ma come finisce il viaggio di Dante? Il poeta arriva in paradiso e lì vede Dio. Quindi muore. No, ovviamente, deve poi tornare indietro per raccontare tutto ciò che ha visto. E nelle ultime parole della sua storia spiega che cos'è Dio per lui e dice che Dio è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Il sole e le altre stelle. Un sito di astronomia? Il sole. Ah, ho capito. Prof, grazie, lei ci ha aiutato molto. Ma io. Dobbiamo andare, scusi. Le promettiamo che domani verremo alla lezione e anche alle prossime, ma adesso dobbiamo proprio andare. Che ti prende? Ragazzi, ho capito dove è Tommy, ho capito dove è l'altrove. Non potrete mai crederci. E dove? Ora vi dico quello che dobbiamo fare.